il mio oroscopo. Ariete, è l'anno dell'ariete. Amore bene, lavoro bene, salute, ciao. Sono nati sotto il segno dell'ariete Mingi, Mango, Mengazzi, Mingardi e Orietta Verdi. Capricorno, durante il sogno la vostra compagna si spaventerà e farà la pipì nel letto. Adattatevi per non urtare la sensibilità altrui. Venere e Mercurio vi faranno sopportare odori e bagnate. Cancro, periodo d'oro, lettere in arrivo. Saprai garantirti i tuoi diritti. Se siete del Cancro, ma siete nati per sbaglio a gennaio, questo non è il vostro. Toro, la vostra vita sessuale potrebbe cambiare in maniera inaspettata. Sentirete attrazione solo nella foresta tropicale. Nel vostro habitat sentirete solo umidità. Fate un viaggio in Amazzonia. Scorpione, un grosso vaso vi piomberà in testa, ma nulla è perduto. Dopo un ricovero di un mese in ospedale, tornerete brillantemente a testa alta per controllare pericoli dei corriccioni. Giove ancora retrogrado, tornate a dialogare con il cuore. Vergine, farete fatica ad accogliere i cambiamenti. Vi metterete a dieta e in due settimane perderete 8.000 euro. Il sole ristabilirà il vostro nervosismo. Gemelli, evitate spese inutili. Che vi comprate a fare 500 chiusure lampo. Che vi comprate a fare 200 cavatappi d'argento. Felicità a tempo pieno. Leone. Mal di schiena, difficile da eliminare da quella volta che sfilato e perso il selino della bicicletta, avete continuato a pedalare per 20 km seduti sul ferro. Bilancia, se non riesci a fidarti di chi hai davanti, bloccati. Salute ok, emozioni ok, lavoro. Sagittario, possibili entrate fortunate, un grosso suffo vi entrerà nella portiera, vi spaccherete tutto, ma non allarmatevi, le assicurazioni vi risarceranno. Venere e Mercurio occuperanno i posti d'onore. Pesci, scippi e persecuzioni, le uniche emozioni che vivrete. Chiudetevi in casa, la nebbia in Valpadana. Tutto andrà bene, superata la mezzanotte del 2018. Acquario, non accontentatevi delle solite performance. Dovete sperimentare altrove. Proponetevi storie, mori e frutti. Frustrazioni bene, mal di testa male, allegria ciao. Numero fortunato 765, pietra fortunata pomice. Proverbio, chi va con lo zoppo impara a zappare. Per maggiori informazioni telefonatemi al numero che vedrete in sovrimpressione. Volevo anticiparvi che presenterò i live di Valentina non solo al Teatro La Scala, ma a Royal Albert Hall di Londra. E vai!